commercio di armi. Qui adesso mi fermo un attimo soprattutto sui grossi sistemi d'arma. Siccome non l'ho scritto, però lo dico subito, uno dei centri che per quanto riguarda le piccole armi, per chi volesse studiare questo argomento, uno dei centri che studia, penso, a livello migliore queste cose è Small Arms Survey, un centro di Ginevra, dell'Università di Ginevra. Trovate diversi rapporti anche abbastanza interessanti per quanto riguarda le piccole armi. Ovviamente poi ci sono tutta la questione che riguarda i trasferimenti di questi armi al centro di Transarmi di Sergio Finardi, c'è anche il GRIP del Belgio, il PRIO in Norvegia, ma direi in modo particolare sulle piccole armi, sul commercio di armi, di piccole armi, il Small Arms Survey di Ginevra. Invece qui mi fermo ai grossi sistemi d'arma. A livello internazionale esiste un registro delle Nazioni Unite, però attenzione, questo registro delle Nazioni Unite dovrebbe includere tutti i dati di trasferimenti dei grossi sistemi d'arma, ma dal 92, è stato istituito nel 91, al 2009 solo 37 stati hanno fornito informazioni a questo registro. E anche nell'anno in cui è stato il massimo, praticamente nel 2002 esattamente, abbiamo avuto 126 paesi, circa il 67% dei paesi del membri delle Nazioni Unite. Ecco, se nel 2002 sono stati casualmente, diciamo, 126, però arriviamo nel 2009 che invece di migliorare peggiorano, perché abbiamo soltanto 72 paesi che comunicano i propri trasferimenti di armi a questo registro. Quindi questo registro fondamentalmente, detto in soldoni, ci serve a niente, perché o ti hai tutti o non ce n'hai niente, cioè c'è qualcosina, ma averci qualcosina lo vedremo dopo, lo sai già dai rapporti nazionali. A livello internazionale esiste appunto questo SIPRI, che è Stockholm International Peace Research Institute, che praticamente ha 45 anni che studia faccende di produzione e commercio di armamenti, e ha un database, se andate sul sito del SIPRI trovate tutto, che è anche abbastanza ben fatto, perché riporta tutta una serie, diciamo, di possibilità di sapere quali sono i maggiori paesi che esportano armi, qual è il livello, il valore dei trasferimenti di questi armi, non usa di esportazione, usa trasferimenti come parola. Ha però alcuni piccoli problemi questo database, soprattutto il fatto che fondamentalmente considera soltanto i grossi sistemi di armi praticamente finiti, i contratti, il valore dei contratti stimato in base al valore della merce, non in base al valore del contratto effettivo, e quindi è molto ridotto. Però è molto utile, perché è l'unico sistema a livello internazionale, perlomeno su fonti certe, che ci permette una comparazione a livello internazionale. Sotto questo aspetto è abbastanza utile, cioè usando lo stesso criterio che usano loro, guardano le stesse cose, però lo guardano su tutto il mondo, e siccome non c'è nessun altro che lo fa, ben venga almeno questo. A livello nazionale ci sono dei rapporti, che sono dei rapporti nazionali, questo è preso dal sito del SIPRI, si legge in maniera difficile, però comunque se andate sulla parte sul National Report del sito del SIPRI trovate, e praticamente trovate che sono soltanto 33-35 paesi che hanno un rapporto nazionale, quindi depositato in Parlamento, no? Reso pubblico in qualche maniera, che riguarda il commercio di armi. Come piccola nota di orgoglio vi dico che potete trovare tutti i rapporti nazionali italiani dal 1990 al 2011 su questo sito del SIPRI, in formato PDF, con una piccola nota che c'è scritto: grazie a Rete Italiana di Sano per averlo mandato io. Quindi so bene perché c'è. Questa cosa qui è utile, perché appunto se voglio lavorare per la trasparenza, faccio in modo che se sono delle cose le dico tutti, e siccome quello è il sito che raccoglie a livello mondiale tutti i rapporti nazionali, no? Invece che tenermi nel cassetto ve l'ho mandati, e quindi dico fatemi conoscere. A livello europeo esiste però, quindi c'è un rapporto, c'è il rapporto italiano, c'è il rapporto francese, c'è il rapporto tedesco, c'è il rapporto degli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Ovviamente ogni rapporto
dice cose diverse, no? Non è che siano tutti uguali, però li avete, quindi se uno vuole studiare questa cosa ce li ha. A livello europeo esiste dal 1998 un rapporto sull'esportazione di armi dei paesi europei, i primi rapporti in 2-3 pagine, l'ultimo rapporto di 470 pagine, quindi abbiamo un livello, diciamo, di abbastanza, di informazione abbastanza ampia a livello europeo. Però attenzione, primo problema, qui vedete l'ultimo, il 13° rapporto che è stato pubblicato, non so se riuscite a leggere la data qua, 30 dicembre 2011, è qui sotto. Sapete che sono le 30 dicembre 2011? Buon anno. Era un venerdì. Voi il 30 dicembre dell'anno scorso cosa stavate facendo? Pacchetti per gli amici, i regali per il buon anno, pensando dove andare a sciare o se andare alle Maldive, non lo so cosa fare. Magari. Scusa? No, no, questo è presentato, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre. Avete visto voi quel 30 dicembre un'agenzia del Parlamento Europeo, un comunicato stampa che dicesse è uscito un rapporto di 470 pagine che spiega tutte le esportazioni di armi del Parlamento, dell'Unione Europea? Io ho aspettato 2 giorni per scrivere un articolo su questo, non l'ho vista. Avete visto per caso una conferenza stampa al Parlamento Europeo? Sì, il 30 dicembre i parlamentari europei che si mettono a fare una conferenza stampa. Cioè, adesso, domani è sabato. Quindi, se anche hai un livello di trasparenza molto alto, 470 pagine di informazioni, se me le pubblichi nel giorno meno importante dell'anno per poterne parlare, va nel classico dimenticatoio. Questo è quel rapporto di cui vi faceva vedere Francesco Vignacca l'altro giorno, questo qui è quello successivo, no? L'anno prima è stato pubblicato il 13 di gennaio. Erano tutti appena tornati dalle ferie, forse. Era quello in cui si vedeva quel valore di 79 milioni, non so se vi ricordate. Lo stesso rapporto. Allora, terza conclusione. Dobbiamo arrivare ad avere della a responsabilizzare. Abbiamo dei dati, ma sono dati che nessuno cita. Quante volte avete letto sul giornale vostro, del vostro paese, no? C'è stata un'interrogazione parlamentare di un partito, di qualcosa, sulle esportazioni di armi dell'Italia, della Francia, dei paesi di Siria. E quindi la prima cosa è che i governi devono essere resi responsabili per i trasferimenti di armamenti che fanno da parte dei propri parlamenti. E i parlamenti devono intervenire, i parlamentari devono intervenire. Il mondo dei media dovrebbe chiedere ai governi di, visto che le informazioni ce le ha, almeno a livello europeo ci sono tutte, di spiegare tutta una serie di dati. La società civile deve fare pressione sul governo e sui partiti politici circa i trasferimenti di armi. Aggiungo qui un punto che poi spiegherò: la società civile deve anche fare, potrebbe, può fare pressione sulle banche, sugli istituti finanziari affinché si dotino di codici di condotta per quanto riguarda il finanziamento all'industria militare e per quanto riguarda le operazioni che loro sostengono di finanziamento, di incassi per esportazione di armamenti. E dovrebbero anche, siccome questo è un punto che svilupperò poi dopo, siccome da alcuni anni le banche pubblicano quello che è chiamato un rapporto sociale, che non è soltanto il bilancio sociale, non è soltanto il bilancio economico, è un'altra cosa, e viene anche chiamato rapporto o bilancio di sostenibilità. Molto spesso le banche vi dicono quanta carta hanno riciclato o se hanno usato i pannelli solari per la luce, cosa che ce ne frega molto poco di una banca, detto sinceramente. E una delle domande che poi svilupperò questo aspetto, che abbiamo fatto in questi anni, è anche dire: cara banca, dimmi quali operazioni di finanziamento all'industria militare hai sostenuto e quali operazioni di incassi hai avuto per quanto riguarda l'esportazione di armi e verso quali paesi.
piccolo studio, piccola pubblicità che vi faccio, questo studio che abbiamo messo insieme con Oscar dell'Osservatorio sul Commercio delle Armi di Res Toscana, sicurezza, controllo e finanza, le nuove dimensioni del mercato degli armamenti, un po' li accenniamo. E qui ho un piccolo libro che è la sintesi di un libro di 400 pagine che però non ho portato, su appunto l'economia armata, la produzione e il commercio di armi. Anche qui le informazioni ci sono, andando a vedere anche quali sono i fondi che sostengono quali banche sostengono quali fondi, quindi le informazioni le abbiamo. Abbiamo dato molto velocemente alcune informazioni che abbiamo usato nei giorni scorsi sul commercio di armi internazionali.